con quello che le donne non dicono, Fiorella Mannoia. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo nel dolore che scivola, sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci nascondiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già o potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui nelle sere tempestose, portaci delle rose, nuove cose e ti diremo ancora un altro sì. Tanto ci potrai trovare qui, con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche, neanche quando ti diremo ancora un altro sì. Sì. Grazie. Era una prova. Grazie. Vieni, vieni. Loretta. Buonasera. Eh? Quanto so contenta. Ah. Quanto so contenta. Grazie. Ma quanto... Cioè, guarda. Allora, il trucco e la voce... Incredibile, poi senza aprire mai la bocca, figlia mia. Quando hai fatto l'incisno, l'hai mantenuta sempre così. Cioè, è una cosa straordinaria. Guarda che... Fiorella ha una voce, se vogliamo, tra virgolette, maschile, no? Un po' tosta, una voce... Quando vai su, è difficile mantenerla, questa posizione del palato, della laringe, eccetera. Guarda, veramente hai fatto un lavoro straordinario. Grazie. Grazie. Orgogliosa anche la tua Dada, vedi? Chapeau. Guarda, guarda anche Dada, noi, la tua coach. La mia Giorgio. Coach, brava, brava. Fiorella sarebbe orgogliosa di te, lo so. Se veramente l'hai fatta proprio... Io l'ho ascoltata in cuffia, guarda, perché... Io sono un appassionato di Fiorella e un grande amico, per cui conosco tutte le sue virgole quasi, e ti devo garantire che l'hai fatta proprio grazie, identica. Grazie Giorgio, grazie, grazie. Lapo! Quando io mi emoziono vado in buffering, quindi in buffering, cioè chiaramente. Che è buffering? Mi blocco, cioè dire. Quindi questo vuol dire che l'emozione è... Il buffering non me l'aspettavo, vero? Comunque mi ha fatto piacere, dai, dato emozione, poi il testo è così misterioso, cioè dire quello che le donne non dicono, io ne ho avute molte, il senso è quello che le donne non dicono lo vedi sull'estratto conto, e io lo posso dire per le donne ne ho avute, però tu hai dato poesia a questo concetto, l'hai fatto con l'amore di piacere dello spettacolo e della gioia di esserci. Bravo. Beh, molto bene. Maggi, per chiudere. Beh, per chiudere, devo dire a Stefania che naturalmente la Mannoia ha una voce... Lì si sente. Sì, no, ma lui mi deve spiegare. Lo so, capito. Scusa, CM1, scusa. CM1. CM1. La Mannoia ha una voce molto bella, molto robusta. Beh, tu stasera te la sei cavata abbastanza bene. Grazie.
Avrei preferito però che tu avessi messo un pochettino più di emozione, ma questa è una sensazione mia. È una sensazione sua, no, l'ha detto. È la cosa più difficile, perché Fiorella in effetti, come ho detto anche nel filmato, trasmette proprio emozioni, e quella era la parte effettivamente più difficile. Perché poi dà una giusta misura e dà anche un giusto valore quando racconta, perché poi queste sono delle canzoni che racconta con una voce bella, perché effettivamente la Mannoia ha una voce superba. Accomodati pure.